Questa è un'iniziativa che ha promosso l'associazione Street Cali e che il Comune di Salerno ha deciso di patrocinare. Si tratta di un'iniziativa che come dire, è suddivisa in due momenti e che in qualche modo va a coniugare le arti marziali con l'arte fotografica. È un'iniziativa che mira a sensibilizzare anche sul tema, diciamo, sempre più ricorrente purtroppo negli ultimi tempi della violenza sulle donne. Quindi c'è un primo momento che riguarda un corso di autodifesa proprio rivolto alle donne, con supporto anche, diciamo, di professionisti, specialisti, e poi un secondo momento invece che è dedicato a una mostra fotografica che si terrà presso la chiesa della Dolorata a partire dal 22 ottobre. Difesa, lei è presidente, come nasce quest'idea? Allora, sono il presidente di questa associazione Street Cali e sono un istruttore che collabora con altri due istruttori, Danilo Salvatore e Gianluca Viscoli, e abbiamo presentato questo progetto a titolo gratuito per una durata di 2 mesi per la tutela e la difesa delle donne. Siccome è un progetto che abbiamo già presentato l'anno scorso, ci è stato richiesto. E ci stiamo cercando, collaborando, associando questa realtà con una mostra fotografica, di portare un messaggio, di poter dare un concreto aiuto a chi ne potrebbe avere bisogno, anche come sorta di rafforzo psicologico inerente a quelle che sono le realtà quotidiane di cronaca che purtroppo quotidianamente ne vengono fuori. Sì. Nel corso ci sarà anche un sostegno psicologico. Allora, con noi collabora un dottor Pasquale Lupo, che è un psicologo, ne aiuta e sostegno a chi ne potrebbe avere bisogno, e lo studio legale Ferrari, in maniera tale che patrocina, gratuito patrocinio per chi sfortunatamente potrebbe avere bisogno di un sussidio, di un aiuto per quanto riguarda un consulto legale. Come sarà possibile iscriversi al corso? Beh, noi daremo notizia su quanto riguarda dei riferimenti sia telefonici che su Facebook, profilo, in modo tale che con molta probabilità daremo questo corso al dopolavoro ferroviario. Quindi si coglie l'occasione per ringraziare il presidente e la struttura stessa che già l'anno scorso ha ospitato questa sorta di iniziativa e con tutta sincerità si è riproposta, si è ripresentata per darci di nuovo a disposizione le loro strutture, i loro locali per dare atto a questa iniziativa.